Assessore Tornatore, l'istituzione sposa questo progetto, perché? Quali sono i motivi? Ma sposa questo progetto perché da un'analisi fatta questo territorio sta crescendo come appetibilità e quindi come reputazione turistica, che però è ancora tutta da costruire. E abbiamo dei segnali positivi senza, diciamo, nessuna particolare strategia di promozione e comunicazione turistica. E dicevo, da un'analisi fatta sicuramente non possiamo puntare per l'attuale, diciamo, misura, dimensione dell'ospitalità a un turismo di massa o il turismo dei pullman che fanno il mordi e fuggi, ma possiamo invece puntare su quel turismo di persone molto attente alla qualità della vita del territorio, alle tradizioni e alle esperienze. Si muoverà, se riusciamo a sviluppare questo tipo di turismo, tutto l'indotto, perché non è soltanto la guida esperienziale che già lavora, che quindi viene pagata da chi vuole visitare il territorio e vuole essere guidato, ma sarà l'azienda agricola, sarà l'azienda di ospitalità, che sia l'albergo, il B&B, sarà il ristorante, saranno i musei dove sono a pagamento, dove c'è un biglietto d'ingresso e c'è del personale. Quindi contiamo nel tempo di far crescere questa microeconomia a rete. E non, sicuramente non può essere la panacea della crisi economica di un territorio, però può essere sicuramente uno dei settori sui quali puntare per una rinascita economica, sociale e lavorativa di questa città e del territorio del centro Sicilia. Convegno sul turismo esperienziale alla Biblioteca Scarabelli. Parliamo con l'ideatrice del progetto, Irene Bonanno. Il progetto parte da una riflessione importante che riguarda le possibilità turistiche del nostro territorio. Cosa offre il nostro territorio? Autenticità, cosa cercano i turisti oggi? I turisti oggi cercano delle esperienze, qualcosa che vada oltre il semplice monumento, vogliono portarsi a casa un laboratorio, qualcosa che già sanno fare, qualcosa che possono imparare a fare, è ricco di potenzialità. E la gente cosa vuole? I turisti, più che turisti, devono essere considerati come ospiti quando parliamo di turismo esperienziali, turisti, ospiti che possono essere invitati a sporcarsi davvero le mani, a mettere le mani in pasta. Una delle esperienze possibili, per esempio qua a Caltanissetta, potrebbe essere quella di andare a fare la spesa al mercato storico della Strada Foglia, magari acquistare le mazzaredde e poi portare a casa gli ospiti e insegnare loro a cucinare questo piatto tipico, oppure delle bellissime passeggiate che hanno come tema per esempio la fotografia, passeggiate lungo ad ammirare i paesaggi, i nostri bellissimi paesaggi che cambiano di stagione in stagione. In questo momento prevale il giallo, in primavera ci sarà il verde con i fiori. Le esperienze noi abbiamo già avuto nel primo convegno tra gli ospiti chiamati a parlare, abbiamo avuto Sissel Bakel che con le sue biciclette porta turisti, ancora una volta, ospiti dal nord Europa in giro per il centro Sicilia. Oggi avremo Patrizia Tasca che offre esperienze di cucina all'interno della sua fattoria. Avremo anche l'oleficio Arche con Di Liberto che ci parlerà di quelle che sono le esperienze all'interno dello stabilimento, degustazioni, ospiti che vanno a casa con un sorriso e con un'esperienza in più, con qualcosa in più. Oggi in particolare avremo anche Progetto Empiria realizzato in Calabria che sta diventando una possibilità microeconomica. Sicuramente col turismo esperienziale non si diventa ricchi, perché la marca del turismo esperienziale è la semplicità, l'autenticità, per cui non si deve pensare chissà a quali numeri, a quali risorse, ma può costituire una piccola risorsa per una famiglia, per un'azienda, per far conoscere i prodotti dell'azienda, ma soprattutto per far scoprire il territorio. Noi cosa vogliamo qui nel centro Sicilia? Riuscire a mettere insieme, a fare sistema di tutte quelle realtà che nel nostro territorio si sentono sole, sono isolate. Piano piano riusciremo a mettere insieme, a sistema queste realtà e a presentarle nelle fiere, a portare qui giornalisti, perché poi come facciamo a far conoscere questa realtà?
portandoli nelle fiere, portando qui gli ospiti, tour operator che si occupano però di turismo esperienziale, quindi su piccoli numeri, anche perché la nostra ospitalità, cioè l'extra alberghiero, non può ospitare questi grandi autobus che alcuni vorrebbero qua a Caltanissetta, ma possono ospitare famiglie, piccoli gruppi, quindi esperienze individualizzate, personalizzate, che puntano proprio al rispetto del territorio, della comunità che li ospita. E poi vi invito al prossimo convegno, che sicuramente avrà come oggetto extra alberghiero e turismo esperienziale.